Questa è la settimana internazionale per il disarmo promossa dall'ONU nel 1995. Le manifestazioni si sono svolte ieri a Palermo, a Bari, a Cagliari, a Roma, a Torino, a Firenze e Milano, ecco, e anche qua oggi, con l'adesione di 300 associazioni nazionali per le altre. Hanno chiesto tutti di cessare immediatamente i bombardamenti da ogni parte e fermare la corsa al riarmo dell'Italia e dell'Europa. Voglio dire solo due cose. Il mondo aumenta le spese militari e il pericolo di guerra. 2.443 miliardi di dollari nel 2023. Serve il disarmo per salvare le persone, ma anche il pianeta. La nostra è un'economia che si avvia a investire sempre più denaro negli armamenti, nelle vendite di tali armamenti a paesi in guerra, nonostante la legge 185 del 1990, che conosciamo, chi si occupa di pacifismo la conosce. La previsione di spesa militare dell'Italia nel 2024 è aumentata del 5%, infatti sono previsti 28 miliardi. Ma l'umanità si trova a un bivio in cui le decisioni politiche sui bilanci della difesa possono fare la differenza, aumentare il militare o salvare le persone. Bisogna favorire lo spostamento di risorse dalle spese militari per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e affrontare l'emergenza sanitaria e climatica. Perché questa è la seconda cosa che vi voglio dire, a nome del Comitato Pace Danilo Dolci. La militarizzazione non solo causa la morte di centinaia di migliaia di persone, la morte e tutto quello che sappiamo, disastri, ma diventa anche strumentalmente responsabile del disastro ambientale. Si parla molto poco dell'impronta insostenibile dell'industria bellica e del suo contributo alla crisi climatica. Oggi la spesa militare viene propagandata come una necessità per mantenere tutti gli aspetti della sicurezza. Si tratta di una rete di potere globale che include e collega imprese militari e l'energia fossile. Per dare una dimensione del fenomeno, le sole spese militari europee ricadono sul cambiamento climatico come le emissioni di 14 milioni di automobili, per non parlare ovviamente delle armi nucleari. Lasciamo stare, perché sono cose che più o meno sappiamo già e che temiamo. Ma c'è anche qualcosa di nuovo. Il tema della progressiva proliferazione di macchine che sfuggono al controllo umano, in quanto dotate di una propria intelligenza. Si chiamano armi autonome, è l'ultima novità. La questione è stata affrontata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo scorso anno e c'è già una campagna che cerca una risoluzione di diritto internazionale che gli Stati accolgono sull'uso dell'intelligenza artificiale. Quindi questi si chiamano killer robots, ed esistono da poco. L'altra settimana una delegazione di associazioni italiane che se ne occupano e che ne ha parlato all'ONU è stata sui killer robots è stata ricevuta da Mattarella l'altra settimana. Bene, altre cose io non vorrei dire. Sappiamo che la richiesta di pace che si alza dalle popolazioni civili è l'unica alternativa alla violenza. La violenza cieca dell'esercito e dei gruppi armati che a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Israele, eccetera, stanno seminando odio e vendetta. Per questo chiediamo lo status di rifugiati politici a tutti gli obiettori di coscienza, desertori, tutti quelli che fuggono dalle guerre e chiedono asilo e protezione. Non so se possono avere facilmente lo status di rifugiati politici. Ora, se qualcuno di voi, a proposito di non violenza e di pace, ha visto per caso ieri sera Gramellini, avrà visto che ha fatto venire due padri, due genitori, uno israeliano e uno palestinese, che hanno perduto ambedue un bambino in queste disperanti atrocità. Loro hanno parlato della loro disperazione, come sono diventati amici in questa disperazione e come girano al mondo per cercare di ricordare che l'unica pace che possiamo trovare, loro sono un esempio in cui si può riconoscere l'altro diverso e averne rispetto. I due genitori hanno chiesto questo: se avremo rispetto gli uni degli altri non potremo alimentare odi e violenze.
è stata una cosa veramente toccante, devo dire la verità, se uno guardava. Quindi bisogna respingere la violenza in tutti i modi, e su questo abbiamo anche una cosa da dire che vi dirà Davide Bertoc, se vuole venire, oppure chi vuole venire adesso, perché parlerà anche Marino Bergagna, che leggerà un testo di Monio Vadia. Qui Davide Bertoc è a rappresentare anche un lavoro in essere, chiamiamolo lavoro, ma è qualcosa di più pregnante, dove la gente ci mette il cuore, ci mette l'anima, i buoni pensieri e propositi di un mondo migliore, e che sono ripresi e diciamo sostanziati da un'iniziativa che si tiene ogni 5 anni, che è la Marcia Mondiale per la Pace, che è partita poco tempo fa, al 2 di ottobre, giornata della ricorrenza della nascita del non violento Gandhi, ecco, ed è tuttora in svolgimento, ne dirà qualcosa credo lui, e anche perché è da tenere presente nel nostro calendario che qualche evento avverrà anche a Trieste, di incontro con l'ideatore di questa marcia, che è la terza Marcia Mondiale della Pace, Rafael, di cui diciamo avremo i dati, penso forse Davide già li conosce, Davide Bertoc, Mondo senza guerre e senza violenza. Grazie a tutti, non voglio perdere molto tempo, vi parlerò di questa appunto iniziativa che, come ha detto Luciano, si tiene ogni 5 anni in giro per il mondo, cambia solo la località di partenza. Ecco. L'iniziativa è la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. E quali obiettivi ha? Ve li vado a illustrare. Si va a denunciare la pericolosa situazione mondiale che praticamente è sempre più caratterizzata da conflitti crescenti. Non parliamo solo di quelli dimenticati in Africa e in altri continenti, ma anche situazioni più recenti, si pensa al Medio Oriente, ecco, per esempio, dove non c'è più solo una guerra ma anche altri conflitti, tanto per fare giusto un esempio tra mille altri. E si vuole creare coscienza, perché non basta fermare le guerre, ma bisogna anche creare un po' più coscienza alla pace, alla non violenza tra le persone di tutto il mondo, ecco. Andare a valorizzare azioni positive e dare voce alle nuove generazioni e alla cultura della non violenza, perché non basta costruire pace, ma bisogna anche costruire non violenza anche tra le varie comunità e le persone che ci stanno attorno. Come ha ricordato Luciano, questa edizione è partita il 2 ottobre di quest'anno, quindi poco meno di un mese fa, a San José di Costa Rica, ha attraversato tutta l'America centrale e del nord e anche alcuni paesi dell'Asia centrale, e ieri ha lasciato le Filippine non senza qualche problema, dovuto a un uragano che stava imperversando. E dopo aver attraversato parte dell'Europa, questo accadrà tra circa 10 giorni, ecco, arriverà a Vienna l'8 di novembre, quindi in realtà sì, circa 10 giorni, sarà da noi il 18 e 19 novembre. Avremo un concerto alla mattina del 18 e il 19 avremo un convegno che sarà curato da chi lo conosce, da Alessandro Capuzzo. Ecco. Parlerà, come diceva lui, il creatore, il portavoce di questa
di questa marcia, che è Rafael de la Rubia, e vedremo cosa ci racconterà. La marcia si concluderà il 5 di gennaio, sempre a San José di Costa Rica, dopo aver attraversato tutto il resto del mondo. Quindi vi aspettiamo agli eventi del 18 e il 19 che si terranno a Trieste. Grazie mille, grazie dell'attenzione. Allora, buongiorno a tutti. Cosa serve sta roba qua che stiamo facendo oggi? È la domanda che si fanno tutti quelli che magari condividono ma non sono venuti oggi qui. Cosa serve mettere, cosa serviva durante la guerra in Iraq, in Afghanistan, mettere la bandiera della pace sul balcone? Nessuno pensava che l'aereo che partiva da Aviano vedeva le nostre bandiere, tornava, prendeva paura e tornava indietro, no? Non siamo così ingenui, però credo che tutte queste cose, anche queste cose piccole, ieri 8 città sono riuscite a bucare lo schermo, comunque almeno 30 secondi di telegiornale li hanno dedicati alle manifestazioni per la pace. Noi non bucheremo ben niente qua, però io credo che parlare, ragionare, anche piccole manifestazioni come queste, se ce ne fossero 100.000 veramente in tutto il mondo, servirebbero, perché l'opinione pubblica è importante. Tutti, anche i dittatori più feroci, ci tengono a quello che pensa l'opinione pubblica, per questo cercano di manipolarla, ovviamente. Quindi secondo me servono anche queste piccole cose. La guerra nel Vietnam è finita, sì, grazie ai Vietcong, ma insomma grazie all'opinione pubblica, soprattutto grazie all'opinione pubblica. Hanno vinto, hanno perso gli americani, hanno vinto i vietnamiti. Allora, io non leggo un discorso di Monio Vadia, ma sarà Monio Vadia che vi parlerà direttamente. È lunghetta, però è un ragionamento veramente che parte dalla Prima Guerra Mondiale e arriva a ieri. Un ragionamento molto, molto coerente, che sicuramente Monio Vadia, insomma, non può essere accusato di antisemitismo, no? Credo, anche se c'è qualcuno che vorrebbe. Quindi, nel mentre del discorso di Monio Vadia, così abbiamo pensato di distribuire classiche poesie sulla pace, così, e chi vuole poi magari verrà al microfono, leggerà, chi vuole anche fare interventi poi potrà farli, ovviamente. Quindi io farei partire subito Monio Vadia. Mio fratello aviatore, un giorno la cartolina fece i bagagli e via lungo la rotta del sud. Mio fratello è un conquistatore, il popolo nostro ha bisogno di spazio e prendersi terre su terre da noi è un vecchio sogno. E lo spazio che si è conquistato è sui monti del Guadarrama, è di lunghezza 1,80 m, 1,50 m di profondità. La guerra che verrà. La guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente. Ed ancora, generale, il tuo carro armato. Generale, il tuo carro armato è una macchina potente. Spiana un bosco e sfracella 100 uomini, ma ha un difetto, ha bisogno di un carrista. Generale, il tuo bombardiere è potente. Vola giù, rapido, più rapido di una tempesta, e porta più di un elefante, ma ha un difetto, ha bisogno di un meccanico. Generale, l'uomo fa di tutto. L'uomo può volare e può uccidere, ma ha un difetto, può pensare. Poi passo ad una breve poesia di un nostro amico, Roberto Maestri. 4 novembre, mio padre non conobbe suo padre. Mia nonna perdette il suo uomo per permettere a voi, generali,
per un giorno atteggiarvi a eroi. E volevo concludere con una mia personale invettiva che scrissi nel gennaio del 1991, poco prima che partisse la prima guerra del Golfo. Voi, atto terzo a 5 giorni dall'ultimatum, voi che lasciate indifferenti che una guerra mondiale scoppi, voi che siete convinti che tanto a noi non ci tocca, voi che guardate immagini di morte alla vostra televisione e siete convinti che sia tutta una cosa non vera, voi che avete dei figli che nulla sanno, perché nulla loro dite, voi che vivete tranquilli nella vostra crassa ignoranza, mangiando, bevendo, sprecando, voi che cosa mangerete? Di cosa vivrete? Sotto cosa vi nasconderete quando la guerra avrà raggiunto anche noi? Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, sono Gianluca Gabacciucci, associato da Modotti di Trieste. Ora è inutile qui andare a interloquire con Monio Vadia, non sono d'accordo con tutto quello che lui ha detto, francamente, insomma, ecco, alcune cose su Putin, sulla Russia. Per me Putin è un parafascista che opprime il suo popolo, che distrugge la cultura russa, che ammazza e manda ad ammazzare migliaia, centinaia di migliaia di persone. Non è un mio alleato, non può essere, deve essere distrutto come tutti i potenti, come i padroni della NATO, sono dei delinquenti gemelli, Putin-Biden, Putin-Harris, Putin-Trump, nessun problema, delinquenti gemelli da abbattere il più possibile, da distruggere, dobbiamo proprio scaraventarli nel fango, con la non violenza, ma nel fango sì. Nel fango della storia, nel fango del presente soprattutto, perché non possiamo aspettare che accadano ancora drammi, crimini. Stiamo assistendo a un genocidio a Gaza, stiamo assistendo a delle vicende che il mai più del 45 non riesce più a coprire, a difendere, perché c'è complicità di un apparato economico, storico, politico, che porta alla guerra. C'è una macchina bellica del capitalismo trionfante. È un capitalismo, perché quale economia oggi non è capitalista in questo mondo? Putin è un servo dei suoi capitalisti, Biden è un servo dei suoi capitalisti, che gli servono per stare al potere, che servono loro per stare al potere. Questa è la macchina bellica del capitalismo, atroce, furiosa, contro donne, uomini, contro bambini, che obbliga i soldati ad uccidere e ad essere ammazzati. Vanno presi e gettati nel fango del presente della storia. Non possiamo tifare, il campismo è finito, il campismo è finito. I nemici dei miei nemici non sono miei amici necessariamente, e sono d'accordo, è importante quello che hanno detto prima, anche Bonavide ha detto, l'ha detto anche Claudia, ricordare Baghdad, ricordare quanto è successo nei decenni precedenti, ricordare l'urbicidio che comincia con Baghdad, che comincia con Sarajevo, la distruzione della civiltà che è la distruzione delle città. Chi bombarda Sarajevo, chi bombarda Grozny, chi bombarda Aleppo, chi bombarda Gaza, è un nemico dell'umanità, commette crimini contro l'umanità e sono degli alleati, solo apparentemente nemici. C'è bisogno di un'insurrezione popolare universale contro questa canaglia, contro queste canaglie. C'è bisogno di un'insurrezione popolare universale, di un nuovo forte internazionalismo che spezzi le armi di quei delinquenti del governo di Israele di oggi, che sta combinando delle cose
mai viste, attenzione, lungi da me, mi hanno accusato di essere antisemita, dei deficienti di Trieste, deficienti di Trieste, io antisemita, insomma. Ma vi sono intellettuali deficienti a Trieste, nel centro-sinistra, nel PD, nella comunità ebraica, deficienti, date una mano al popolo ebraico per ribellarsi contro quel delinquente di Netanyahu, diamo una mano a questa gente che deve mettere fine a una guerra, insomma. Non è possibile andare avanti così, non è possibile, il fatto che andiamo avanti è ci riduce ad essere come quei contadini polacchi ad Auschwitz che avevano il campo di sterminio a 10 metri e continuavano a vivere, a coltivare terra. Noi siamo complici, siamo quei contadini polacchi accanto ad Auschwitz, perché siamo accanto ai reticolati di Gaza, a quel campo di prigionia, di sterminio che è Gaza, da decenni, non dal 7 ottobre, da decenni, non dal 7 ottobre. Vorrei finire, perché potrei andare avanti per troppo tempo e non va bene. Gaza, un testo di Maram al-Masri, una scrittrice siriana. Aleppo, chi bombarda Aleppo, chi bombarda Gaza, chi bombarda Baghdad, Sarajevo, è un criminale. Chi sventola le boccettine di antrace all'ONU è un criminale, alla gogna, Norimberga per questa gente, ma mille Norimberga, non una sola, quella tenue del 47-48, Norimberghe vere, che poi li mettono in un angolo, in un giardinetto, ad annaffiare i fiori. Non voglio che vengano appesi ai cipressi, insomma, che annaffino i fiori tranquillamente, ma che vivano nella vergogna del crimine. Gaza, di Maram al-Masri, madre Palestina, padre il mondo, vecchia come la terra, professione sopravvivere. Laggiù ogni giorno un uomo e una donna che vede in lui, come tutte le donne della terra, una persona cara e bella, un uomo insanguinato che giace su una barella, invece di crescere e vivere come tutti i figli della terra. Gaza grida, il mio ventre, portatore di vita, fatto a pezzi, come il corpo dei miei genitori, il corpo dei miei fratelli e dei miei figli. Invece dei regali sotto l'abete, i loro corpi impacchettati nella carta regalo della morte, al posto delle luminarie che illuminano le strade del mondo, le mie strade sono rischiarate dalle bombe. Invece che l'acqua, dai rubinetti, cola il sangue dei miei adolescenti. Anche i topi nella mia casa hanno fame e sete. Distruzione, distruzione, urla, urla, ma non arrivano alle orecchie del cielo in ferie per le feste, né agli occhi dei profeti occupati a guardare una partita a pallone. E io agonizzo, agonizzo e nessuno se ne preoccupa. Scritta da Maram al-Masri nel 2012, dicembre, operazione Piombo Fuso, prima del 7 ottobre del 2023. Fare un saluto a tutte e a tutti a nome di Emergency. Noi abbiamo aderito alla campagna nazionale, siamo qui come testimoni. Non sono d'accordo con quello che si è detto prima, che non stiamo facendo. Ci siamo in tanti posti. Emergency in questo momento è in tre luoghi di guerra, in Sudan, a Gaza e in Ucraina. Venendo in qui ho portato la nostra amata bandiera della pace. E il primo numero porta al 2004, manifestazione a Roma, forse qualcuno di voi si ricorda, milioni di persone in piazza. Ecco, io credo che in questi 20 anni questo senso di unità, di bisogno verso la pace, di combattere
per un mondo migliore si stia affievolendo. Lo vediamo sul terreno d'azione. Io per mia fortuna o sfortuna nel 2005 sono partito e ho fatto il Sudan, il Darfur, il Centrafrica, l'Iraq, l'Afghanistan, 3 mesi fa ero in Siria, in Palestina, per cui per me la guerra è una ferita aperta tutti i giorni quando vedo una foto. Allora, quello che mi viene da dire in questo momento, più che ripeterci le parole che tutti conosciamo, dobbiamo intervenire sulla guerra, dobbiamo questo, le parole di Monio Vadia sono bellissime, tutti le condividiamo, tutti siamo lettori internazionali, tutti ce le siamo detti queste cose. Allora chiediamoci che cosa dobbiamo fare perché nei prossimi 20 anni da milioni non ci si trovi a essere uno. Allora troviamo degli strumenti per stare uniti, per provare a raccontare l'obbrobrio che è la guerra, che noi vediamo sul campo. Io ho fatto una riunione l'altro giorno con la nostra responsabile a Gaza, è agghiacciante quello che sta succedendo. Non possiamo altro che testimoniare e esserci, ma soprattutto dobbiamo sforzarci di stare uniti. Grazie. Da fare c'è tantissimo, da testimoniare sempre tanto bisogno. Questo tentativo, che è quello di oggi, nel numero che ci vediamo a vicenda, è quello che è questa Trieste. Se è questa Trieste, purtroppo è grave, anzi gravissimo. Perché noi, da persone che aneliamo alla pace, alla giustizia, a tutti quei alti valori per cui vale la pena esistere, è per agire, quindi non solo per testimoniare, questa di oggi è un'azione che si è sostanziata in un appello che gira da 8 giorni, con immensi, grandi mezzi di divulgazione che sono oggi la rete, e poi i mezzi di informazione che sono o sarebbero sempre i classici, la televisione, la radio e i giornali. Avete forse visto qualche riga sui giornali di Trieste, al plurale, di preparazione per questo evento, che comunque le persone possano anche pensare di dedicare qualche ora per arrivare qui sul Colle di San Giusto a testimoniare su dei valori alti che danno pregnanza al nostro tempo, come è stato detto, e non solo per auspici, desideri per il futuro, ma adesso, ora, ecco, non hanno dato riscontro che ci risulti in nessun e alcun modo, tranne la terza, tranne la radio del Friuli Venezia Giulia. Un accenno per questo incontro è stato dato, ma le informazioni che si danno nello stesso giorno di svolgimento hanno l'effetto che hanno se non sono preparate prima. Non possiamo illuderci che venga data attenzione giorni prima da certi media che aiutino a preparare anche il successo di qualche iniziativa. Non tutte hanno la corposità del nuovo via. Non tutte hanno la caratteristica di avere dei testimonial ad alti livelli di rappresentanza istituzionale che si mostrano in Piazza Unità come ieri, e quindi tutto il clima di attesa e di preparazione per dare l'attenzione a quei eventi è stata data. Ma la pace, la Cenerentola del nostro tempo,
è che continua a essere, non da oggi, ad essere a Cenerentola, non trova un'attenzione neanche non nell'aver dedicato alle tematiche a livello locale, spendendo l'attenzione di qualche giornalista che pur sempre qualche decina di euro prende per qualche articolo. Ecco, allora questo non avviene, ma è per disattenzione o è per scelta o è una punizione? Bisogna punire col silenzio o con l'estraniazione o con lo sguardo altrove e da non dedicare nulla a cose. Comunque non abbiamo da convincere i presenti dell'alto significato che hanno. Ecco, uno sforzo di immaginazione, beh, non tanto grande per essere qui, aver chiesto di trovarci qui, perché anni addietro, più volte, siamo partiti da qui con testimonianze che si svolgevano con cortei che arrivavano dalla scalinata dei giganti, giù qui dal colle, ma fino alle vie della città, e quindi al Corso, alla via Piazza Goldoni, via Carducci, altri numeri di vicinanza, non per guerre minori, ma che al cospetto di oggi, a livello di volume, di rischio, è, diciamo, è di massacri documentati in numeri che oggi non è facile nascondere, forse come un tempo, perché anche le informazioni girano in altro modo, però come sostanziamo qui a Trieste? Come traduciamo in un qualche modo perché possa comunque crescere la consapevolezza e la coscienza che è importante testimoniare perlomeno per la pace? Tra questo testimoniare e diventare costruttori di pace e diventare comunque in qualche modo partecipanti a un qualche cantiere grande, che bisogna che sia il più grande possibile, per trovare il modo di testimoniare dei bisogni veri e propri di pace, non solo desideri. Quando riusciamo ad essere, ma dove, ricevuti da qualche organismo istituzionale? Ci sono delle possibilità che i regolamenti permettano che, non dico i pacifisti, no, così genericamente chiamati, ma rappresentanze di realtà che militano in questa città, testimoniando come meglio possono, che possono comunque avere gli onori dell'attenzione del Consiglio Comunale senza preclusioni? Potrebbe essere questo richiesto da gente che opera nel diciamo mondo della solidarietà innanzitutto e della vicinanza con gli altri popoli, questa città di frontiera con la sua storia, con le sue caratteristiche, no? Tutto e di più, che possa essere dedicata un'audizione a chi? A un organismo che non ha da essere comunque per nulla sfregiato o umiliato di sentire esigenze non solo qui del nostro territorio, ma anche dal nostro territorio, che va più che ultra bene Gorizia e ancora di più, ma Friuli Venezia Giulia e Trieste capoluogo, ecco, qualche notizia in questo senso di testimonianze anche a quei livelli, che non sarebbe un oltraggio. Però com'è che andiamo avanti? Andiamo avanti aspettando i ragazzi che daranno testimonianza al Teatro Mille al giorno 18? Beh, diciamo, sono scuole che aderiscono, anzi, per fortuna le notizie che si possono dare è che c'è una nutrita partecipazione, ma purtroppo non basta solo quel giorno. Costruire una didattica della cultura della pace è problema di tutti quelli che ci credono. Perché se non si riesce a fare un lavoro in questo senso, non si avrà richiesta verso anche chi ha delle responsabilità grandissime, che sono quelle della comunicazione e quindi della stampa, e così se la passano liscia. Chi è disponibile a venire in una delegazione di gente che ama diciamo divulgare
e la cultura della pace, chiediamo un incontro, se c'è un direttore, al piccolo, anche forse non solo al piccolo, e magari altrove, perché altrimenti, diciamo, si può inviare ogni giorno comunicati che possono disturbare, anche messi in una massima sintesi, però quello che è circolato, che alcuni di voi forse hanno ricevuto con gli strumenti dei social, ecco, basta, non basta, dobbiamo fare qualche passo in più. Come? Non saprei dirlo. Io vorrei fare un appello qua da San Giusto, perché le cose che sono avvenute qua, con tutti i limiti, restano le cose dette a San Giusto, che non è ogni giorno, perché in questi giorni di sagra dell'informazione data per certi versi abbastanza di parte, nonostante i ruoli istituzionali che sono stati sfoderati, ecco, questo incontro è anche all'insegna dal dépliant che avrete ricevuto con riferimento a delle date che hanno un suo significato, se non altro per le persone a cui si riferisce, si riferiscono gli anni che si portano, si sono portati addosso. Allora è rivolto al Danilo Dolci, 2024, 100 anni dalla sua nascita, non occorre neanche qui a spiegare questo, il perché. Poi quello dei 111 anni, perché ogni anno occorre un anno, di uno morto due o tre anni fa, che il Boris Pacor, che ha lasciato in eredità dei ragionamenti e degli appelli quasi di fine vita rivolto ai giovani, e questo non è da poco ricordarlo. E poi, diciamo, da mondi che possono essere lontani per niente. Il cervello che funzioni e lo star bene con se stessi insieme agli altri era uno degli obiettivi per cui ha speso una vita Franco Basaglia, a 100 anni, anche lui dalla nascita oggi. Allora noi penso che saremo costretti a trascinare in senso positivo questo anniversario di 100 anni anche nel 101esimo, perché sono figure di riferimento che hanno da sostanziare il nostro impegno e lavoro nel futuro. Per cui, ecco, io vorrei ancora dire che c'è bisogno di andare oltre anche a situazioni di pensiero che non sono univoche, lo si è capito anche qui, ed è comprensibile che siano così. Allora, se sono così, però bisogna cercare anche di ricordare, di non dimenticare, certo, che parliamo di valori alti, parliamo di vita o di morte, di qualità della vita sì, ma dei morti. Qui ci sono delle candeline che si ispirano a nobili ideali, quello della pace, scritto con le candele, mir in sloveno per simboleggiare l'anima anche della lingua delle genti di questa città. Ecco, poi queste bandiere della pace che ogni volta sono propinate, anche sfoderando ogni tanto questo bandierone, che ha da essere punto di riferimento nei luoghi dove sarà possibile testimoniare ad averlo come la nostra bandiera. Per cui questo luogo qua significativo di oggi, di San Giusto, perché non è ogni giorno che si è e si ha la possibilità di essere a San Giusto, ecco, è anche un auspicio di poter comunque realizzare una qualche articolato, aggregazione, chiamiamola come volete, dovrebbe essere ispirata ai pensieri della pace, per metterci assieme a fare qualcosa, un cantiere in questa città su questi temi, lasciando anche un attimino fuori dalla porta, nei luoghi di incontro, occasioni di differenziazione quando non è necessario, avendo in comune almeno il minimo indispensabile, perché abbiamo comunque bisogno grande di fare questo in sta città, perché altrimenti, diciamo, si realizzano dei vuoti non negli intenti, non nei cuori dei presenti o di chi ci può seguire, che magari è impedito a essere oggi,
ma di guardare insieme la possibilità di camminare insieme. Ecco, al primo, oltre che qualche segnale da costruire per il 10 dicembre, giornata dei diritti umani, non dimentichiamo dove dentro possono stare e stanno tanti valori di cui dovremmo avere la capacità di mettere a fuoco alcuni almeno per questo 10 dicembre. Dove e come bisognerebbe deciderlo insieme, non il comitatino dei comitatini, che è il comitato Danilo Dolci, che ha tutti i limiti che possono esistere, anche quelli che subisce il distinguo, e il distinguo di chi forse non è a misura perfetta di quello che interesserebbe a me. Cari partiti, cari uomini della politica, che avete grandi responsabilità addosso e vicino a voi, non abbiate paura di avere coraggio di dire: starò seduto anche qualcuno che ha le differenziazioni. E perché abbiamo in comune l'obiettivo della pace, come raggiungerla? Beh, certo, è sempre un dramma dover scegliere, sto con chi? Però se noi andiamo avanti a fare queste anche marcate differenziazioni, non camminiamo insieme e le vie delle nostre città non saranno piene. Saranno piene di un distinguo di vita o morte su cosa? Su alcune cose, che di essere d'accordo o no con la scienza. Mi riferisco alle cose legate alla salute, senza citare le sigle che le possono rappresentare. Per finire, vorrei dire, ecco, sì, però vorrei anche dire questo, che abbiamo un percorso davanti da non dimenticare, che questa città ha da fare tutto insieme, anche in orgogliosa testimonianza, che non ha da essere di contrapposizione, quella di andare in un percorso verso il 25 aprile. Sono 80 anni dalla fine della guerra in queste terre e diciamo c'è chi già sta lavorando. Noi andremo a riproporre cose che abbiamo in piccola testimonianza già fatto anni addietro, quindi un percorso verso il 25 aprile da costruire insieme, certo, non dimenticando i valori di fondo, che sono quelli comunque della vita umana, della pace, della solidarietà, della convivenza. Quindi camminiamo insieme se possibile. Grazie, Fala. Ora parlerà un momento Marino Vergagna, e poi volevo chiedere alle ragazze che sono là in fondo se qualcuno vuol venire a leggere una di quelle poesie che sono state distribuite, poesie sulla pace. Marina. No, volevo solo in aggiunta dire, ieri e anche oggi ho visto pendere da alcuni terrazzi le bandiere italiane. Benissimo, per carità. È una testimonianza, ovviamente, chi l'ha fatto. Testimoniamo anche noi, facciamo rifiorire il movimento della pace anche dai balconi, appendendo sui nostri terrazzi la bandiera della pace. Il rischio di iniziative così e di manifestazioni anche come questa, così piccoline, è di demoralizzarci. Ma io inviterei appunto a essere sempre testimoni, anche nel piccolo. Come ho detto prima, viviamo in un mondo interconnesso, per cui anche il nostro parlare cambia, modifica, può modificare cose anche lontane. Ce l'ha dimostrato il Covid, no? Il battito d'ali di un pipistrello in Cina ci ha fermato il mondo intero, in pochi giorni ci ha bloccati tutti a casa. Conteremo più, no? Forse dell'ala di un pipistrello noi. E allora possiamo veramente... anche nel piccolo spostare il mondo. Io rinnovo l'invito che ha fatto prima Anna Maria di venire qua e leggere magari una poesia anche come piccola testimonianza.
La pace. Non importa che tu sia uomo o donna, vecchio o bambino, impiegato, operaio o contadino, non importa che tu sia bianco, nero o giallo, non importa che tu quale sia il tuo credo politico o religioso. Se ti chiedono qual è la cosa più importante del mondo, rispondi, prima, dopo, sempre, la pace. Nazım Hikmet, Turchia 1912-1963. Nasceranno uomini migliori. Nasceranno da noi uomini migliori. La generazione che dovrà venire sarà migliore di chi è nato dalla terra, dal ferro e dal fuoco. Senza paura e senza troppo riflettere, i nostri nipoti si daranno la mano e rimirando le stelle del cielo diranno com'è bella la vita. Intoneranno una canzone nuovissima, profonda, come gli occhi dell'uomo, fresca come un grappolo d'uva, una canzone libera e gioiosa. Nessun albero ha mai dato frutti più belli e nemmeno la più bella delle notti di primavera ha mai conosciuto questi suoni, questi colori. Nasceranno da noi uomini migliori. La generazione che dovrà venire sarà migliore di chi è nato dalla terra, dal ferro e dal fuoco. Jorge Carrera Andrade. Verrà un giorno, verrà un giorno più puro degli altri. Scoppierà la pace sulla terra come un sole di cristallo. Un fulgore nuovo avvolgerà le cose. Gli uomini canteranno nelle strade, liberi ormai dall'incubo della morte violenta. Il frumento crescerà sui resti delle armi distrutte e nessuno verserà più il sangue del fratello. Il mondo sarà allora delle fonti e delle spighe che imporranno il loro impero d'abbondanza e freschezza senza confini. Vi ringraziamo di aver resistito fino a questo momento, perché siccome i giovani sono molto pochi, tutti noi non stiamo in piedi volentieri più di mezz'ora, purtroppo è la verità. E allora come faremo d'ora in poi? Dobbiamo raccogliere un po' di giovani oppure trovarci in qualche luogo dove si può star seduti. Ecco. Vi ringraziamo e speriamo di rincontrarci, perché quello che voleva dire Luciano era questo: c'è bisogno a Trieste di un'unione, un insieme, un coordinamento di persone che vogliono lavorare insieme per la pace e contro le guerre. Magari ci risentiamo. Ciao a tutti, grazie.